L'Alma raggiunge la salvezza agganciando il pareggio a un minuto al termine dei tempi regolamentari e difendendo il risultato con i denti. Sugli assalti del Castelfidardo, che trovato il vantaggio al 18° con Fermani, stava accarezzando il sogno di raggiungere una salvezza insperata fino a poche domeniche fa. Per questo match, che valeva l'intera stagione, entrambi i tecnici dovevano fare meno di elementi importanti, con Tortori fuori per squalifica e Casolani non al meglio in panchina né in granata, mentre i biancoverdi erano costretti a rinunciare a Mataloni e Cardinali. A dirigere la gara è stato chiamato Marchioni di Rieti. L'Alma parte subito forte e va vicino al gol già al primo minuto, con Broso che incrocia bene sul suggerimento di Variale, ma complice un'irregolarità del terreno non trova lo specchio della porta. Scampato il pericolo, il Castelfidardo si compatta limitando gli spazi e Granata, che continuano a mantenere il controllo del gioco, e a ridosso del quarto d'ora tornano a premere con insistenza, senza però riuscire a creare pericoli se non da palla inattiva, come al 16°, quando scoppa direttamente alla bandierina, prova a sorprendere De Malia con una traiettoria velenosa che l'estremo difensore biancoverde disinnesca smanacciando lontano dai propri pali. Passano 2 minuti e al primo affondo è il Castelfidardo a trovare l'inaspettato vantaggio. Perkovic in area mette in movimento Bracciatelli, che dal fondo serve all'indietro un bel raso terra verso la corrente Fermani, che di prima intenzione dal limite col sinistro fila all'angolo alto Lizza Festas, firmando l'1-0. La reazione dell'Alma allo svantaggio è immediata e rabbiosa, ma sterile, e si esaurisce nell'iniziativa al 20° di Variala, ma De Malia è attento. Il match prosegue secondo il copione logico, con questo punteggio l'Alma riversata in avanti e i biancoverdi che ripiegano a protezione del vantaggio, e così è ancora da calcio a fermo che i granati tornano a farsi pericolosi, ancora con scoppa al 35°, ma la sua punizione dal vertice destro attraversa tutto lo specchio della porta prima di terminare sul fondo. Al 37° è Perkovic dall'altra parte a provarci anche lui su calcio a fermo, ma la palla sorvola la traversa. Il Fano insiste alla ricerca del pareggio con generosità ma poca lucidità, e rischia moltissimo al 40°, quando da un angolo a proprio favore permette al Castelfidardo una ripartenza 4 contro 1 con Cusimano, che sceglie l'azione personale e va a concludere con un destro in diagonale, facile presa di Lizza Festas. Al 41° è Carcalis a provarci su punizione, con la palla che sorvola la traversa prima il riposo. L'Alma ha però l'occasione buona per riportare il risultato in parità, quando Marchioni giudica da rigore il contatto in area tra Herrera e Morganti tra le proteste dei biancoverdi. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Herrera, che spiazza De Malia ma spedisce la palla sul fondo, lasciando il risultato immutato all'intervallo. La ripresa inizia con lo stesso copione: Fano riversato in avanti e Castelfidardo a difendere il prezioso vantaggio. Al secondo Zanni da buona posizione calcia debole, De Malia blocca. Il Fano spinge senza trovare varchi, e anche l'ingresso di Casolla dopo un'ora di gioco sembra non modificare la situazione, mentre il Castelfidardo non rinuncia a pungere di rimessa, andando anche vicino al raddoppio al 78°. Braconi si fa 50 metri di campo, palla al piede, e dai 20 metri prova il destro che termina di poco alto. L'Alma sembra ormai perdere le speranze all'88°, quando Carcali spesca in area la testa di Vavassori, che manda fuori, ma trova il pareggio un minuto dopo, ancora sugli sviluppi di una punizione con Casolla, che risolve la successiva mischia in area di rigore con una girata che infila l'angolino di De Malia per l'1-1 e spedisce le due squadre ai supplementari. Il Castelfidardo prova a crederci, ma l'Alma non si distrae e difende il risultato fino alla fine, e anzi va anche vicino al 2-1 al 119°, con Casolla che timbra la traversa, ma sarebbe stata una punizione troppo severa per i biancoverdi, che al triplice fischio finale si devono arrendere a scendere in eccellenza, mentre la formazione granata festeggia la salvezza. Non ci abbiamo creduto oggi, ci abbiamo creduto sempre. Sono arrivato qua a dicembre, che abbiamo fatto uno scontro diretto con Nereto ed erano tutti bianchi in faccia. Abbiamo fatto una rimonta incredibile. Questa squadra è stata sbattuta continuamente e continuamente si è rialzata. Io oggi sono felicissimo per il percorso che ha fatto questa squadra, per la capacità di combattere anche gli eventi negativi e anche la negatività di tutto ciò che ci circonda. Questi ragazzi sono stati tacciati tante volte di non essere bravi abbastanza a giocare a calcio, di non avere le palle, invece credo che abbiano dimostrato tanto, tanto. Avete visto come eravamo in campo oggi? Con la gente che zoppicava, ma che voleva starci dentro, perché voleva dare il proprio contributo. Gente che è entrata e aveva uno stiramento e ha fatto 40 minuti con uno stiramento al quadricipite. Questi sono valori morali che ti portano in alto, indipendentemente dalle qualità tecniche che ci sono, e i ragazzi l'hanno dimostrato. Perché i punti che abbiamo fatto non li abbiamo fatti perché sono bravo io, ma li abbiamo fatti perché sono bravi loro.
Oggi sono troppo contento di questo risultato, ma soprattutto mi volto indietro del percorso che abbiamo fatto. È chiaro che devo ringraziare i ragazzi di questo e devo ringraziare chi mi ha fatto venire qui ed essere l'allenatore dell'Alma Juventus, che rappresenta una città importante come quella di Fano. Mi è stato chiesto un mezzo miracolo e penso che il miracolo Quasi l'abbiamo intero. fatto quasi intero. Onestamente, anche la partita di oggi, non vedo che cosa dovevamo fare di più per poter far gol. Onestamente, però, questa squadra, ripeto, abbiamo dimostrato per tutto il campionato, parlo della mia gestione chiaramente, di non morire mai, di reagire sempre. Quindi, bravi ai ragazzi, innanzitutto. La negatività che c'era intorno poteva essere anche comprensibile, diciamo, perché una piazza come Fano, dopo 5 anni di tribolazioni in Serie C, retrocede, si pensava di dover fare una stagione ben diversa, ci si ritrova a lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita per non retrocedere, quindi ci poteva anche stare un ambiente, diciamo, non proprio propositivo, però la gente ha risposto all'appello, è venuta, fondamentalmente vi ha sempre incitato ed è bene anche rimarcare, però, come diceva giustamente lei, che questa squadra ha dimostrato di avere grandi attributi e citerei un nome su tutti, magari ecco, quello di Casolla, oggi emblematico, che era fermo ormai da un mese, non doveva nemmeno giocare probabilmente. No, ma aspetta, voglio chiarire il pensiero. Quando parlo di negatività non mi riferisco, capisco bene che una piazza come quella di Fano ha fame di calcio, ha fame di essere ad un livello anche superiore, però dobbiamo capire che a un certo punto eravamo a 9 punti dalla salvezza diretta e se le cose non vanno male per una serie di eventi ci salviamo direttamente. E non possiamo dimenticare che questa squadra nel girone di ritorno ha fatto tantissimi punti. Per quello dico, io capisco che Fano ha bisogno di un certo tipo di calcio e di un altro tipo di calcio, lo capisco bene, assolutamente. Però nella vita c'è il momento che si può mangiare il caviale e c'è il momento di mangiarsi il pane e cipolla. Quest'anno c'era da mangiarsi il pane e cipolla, lo capisco bene che a qualche palato fine può non piacere, però anche il pane e cipolla ti riempie la pancia e noi la pancia l'abbiamo riempita con i fatti. Abbiamo fatto 50 punti per vincere, per ottenere questa salvezza. Quello che mi dispiace sono per i ragazzi sono impegnati, almeno nelle ultime settimane da quando sono arrivato io, hanno andato là, abbiamo fatto una rincorsa grandissima. Stavamo raggiungendo l'obiettivo fino al 91esimo. Non mi sono piaciute certe decisioni, ma al di là del risultato, che non abbiamo neanche perso oggi, quindi la squadra ha tenuto bene il campo, potevamo chiuderla perché abbiamo avuto due o tre occasioni per chiuderla, non ci siamo riusciti, però arrivato al 91esimo la partita era sotto controllo perché non ha occasioni o il Fano non ha creato niente, tiri dalla distanza, ma occasioni pericolose fino all'azione del gol. Dopo è normale. Nei tempi supplementari cerchi di dare il tutto per tutto, c'è stato qualche contropiede, ma ci sta, abbiamo avuto le nostre occasioni da gol. Però quello che dispiace su certi episodi, bisognerebbe un attimino, anche perché uno si gioca un campionato su una partita secca, bisognerebbe avere un po' più di attenzione, ma soprattutto un po' più di rispetto per la squadra, anche se è una piccola squadra che si chiama Castelfidardo, anche se è una grande società, è una grande squadra, però considerarla come piccola squadra, queste sono le cose che a me fanno molto male, perché non è giusto che i ragazzi hanno dato tutto, sono andati in campo, hanno dimostrato che la classifica forse era anche bugiarda durante l'anno, però alla fine della menata purtroppo i fatti sono questi. C'era una che doveva vincere, una che doveva Sì, perdere. ma C'è qualche rammarico su io qualche gestione dei cambi, su qualche. no, ma era, io non avevo toccato squadra fino al 91esimo. Perché eravamo messi bene, fatto il cambio perché serviva qualcuno che un po' di freschezza, qualcuno tipo Ivan che era il centravanti, ha fatto una grandissima partita, ci ha fatto salire, ha fatto una grande partita, ma tutti hanno fatto. Io penso che non c'è un giocatore che non ha dato il 110%, per questo fa ancora più male perché non se lo meritano, io, dentro stanno piangendo tutti perché. Vieni a Fano, perdi 2-0 o giocano loro la partita o ti mettono in difficoltà, ma è stato tutto il contrario di quello che magari si aspettavano anche loro, però a
alla fine ha sempre ragione chi vince, cioè hanno pareggiato, chi ha portato a casa la salvezza, noi purtroppo non ha, nel bene e male non ci siamo riusciti. Questo è frutto di un passato, cioè di un campionato. Sì, sì, va bene, io quello che ho visto, i ragazzi dal momento del mio arrivo si sono messi in gioco alla grande, abbiamo fatto una rincorsa perché abbiamo, per poter arrivare qua abbiamo dovuto fare dei grandi risultati, siamo andati a vincere a Recanati che non ci ha regalato niente, siamo andati a Fiuggi la stessa cosa, ma potevamo fare anche qualche punto in più, però alla fine siamo andati a giocarci questa partita con la convinzione di potercela fare e secondo me ce l'avevamo fatta. Poi gli episodi e le cose con calma si rivedono, però anche la gestione sul calcio di rigore che hanno dato, stai vincendo 1-0, almeno a me è sembrata, non so se l'hanno vista tutti, ma secondo me, molto generoso. Ma non c'è stato neanche il contatto, secondo me, cioè il difensore e l'attaccante che va giù, se operi quel metro sul secondo tempo, sul cross, che il difensore ha preso la palla, quello è il rigore netto, perché il regolamento dice che se io crosso e tu prendi la palla con le mani devi fischiare il rigore. Poi lo puoi anche sbagliare come hanno fatto loro, però dacci la possibilità di giocarci la partita come, ma secondo me la gestione della gara, mi fermo qua perché non voglio andare oltre, è stata orribile, no brutta, orribile è stata. Mister, però a proposito di episodi, voi avete contestato moltissimo il gol del pareggio di Casola, no? Quindi forse è il caso. Sì, sì, ma è da... certo, ma io per mia esperienza calcistica c'è stata una palla, è stata ribattuta dal colpo di testa, almeno io in linea, ma secondo me perché il guardalinea non era nella linea giusta o non se l'è sentita di alzare la bandierina. Perché se la palla viene respinta, quello calcia, la difesa è una cosa naturale, anche se non lo fai, vai contro, se sono alzati tutti, quello o c'è stato un errore clamoroso da parte dei difensori, ma cosa che non mi è sembrata dalla mia visione, io ero in diagonale, però quello stava da solo a un metro dalla porta, o se era fuori gioco, non lo so, però un pizzico d'attenzione, secondo me, al 91esimo, forse il guardalinee a Fano non si è sentito di alzare la bandierina, questo purtroppo è la verità. A Fano il guardalinee al 91esimo non si è sentito di alzare la bandierina, mancano 4 minuti, ma stavano dando il recupero, quindi tutto qui. Non c'è altro da aggiungere, anche perché mi dispiace soprattutto per i ragazzi, tutto qua, perché meritavano di fare questa categoria anche il prossimo anno.